Siamo con Marco Catalano, direttore sportivo dei Tigers, che hanno appena trionfato al Memorial Seganti di Lugo. E un'occasione per chiederti, Marco, come hai visto il precampionato dei Tigers che termina oggi con la vittoria. Allora, per prima cosa devo ringraziare il capitano Rodolfo Rombaldoni, che ieri sera, alla fine della partita della prima serata, mi ha detto: come siamo messi? Io ho detto: vorrei vincere sto torneo, e lui questa sera ha dato la sua spinta a farci vincere questo torneo, che ci tenevamo non tanto per il risultato in sé, ma per far vedere e per far vedere all'allenatore che la squadra ha fatto dei passi in avanti, ci stiamo cercando di amalgamare, ognuno ha il suo proprio compito che ha portato a termine. Il precampionato io l'ho visto in crescendo, e anche se il precampionato è una cosa che non è, a mio avviso, molto importante, però serve più che altro come uno studio estivo per prepararsi all'anno che sabato prossimo da parte. E sono contento dei giocatori, sono molto contento del gruppo, è un gruppo che mi ha fatto vedere proprio in modo lampante che è cresciuto. Stasera molto bene, forti in difesa, Myers che sta diventando una pedina importante in attacco, Giovara che da 4 diventa, anche grazie alla sua mano mancina, un'arma veramente tattica, oltre che essere un atleta di tutto riguardo. Allora ci tuffiamo verso il campionato, fra 7 giorni al Villa Romiti, che torna a essere la casa dei Tigers, di scena la Virtus Cassino di Valerio Marsili. Beh, Cassino è una delle squadre più titolate, abbiamo le 5 prime partite del campionato che sono sicuramente le più ostiche, ma che comunque saranno anche un attimo per battezzarci esattamente quello che noi riusciremo a fare in questo campionato. Sicuramente Cassino è una corazzata importante, allestita per fare il salto di categoria, però noi a casa nostra nel Villa Romiti, che ho mosso io i primi passi da giocatore di pallacanestro, veramente sarà veramente un fattore preponderante anche per i Tigers, almeno lo spero. E a proposito di stagione, dove pensi di vedere i Tigers al termine della stagione 2016-2017? No, noi siamo una società neonata, si può dire così, e comunque io spero di... I playoff sono un sogno, l'importante è salvarsi e giocare sempre con dignità e rispetto verso l'avversario, e facendo sempre un bel gruppo e cercando di crescere per sviluppare il progetto dei Tigers.